10 minuti proverò a intercettare un po' di questioni che abbiamo posto in questi giorni intensi, e proverò a guardare il tema di cui stiamo parlando dal punto di vista del diritto, facendo una considerazione preliminare, e cioè che il diritto è uno strumento esattamente come lo è l'economia. Per cui non dobbiamo fare l'errore, quando consideriamo i problemi che stiamo analizzando, di ritenere che uno strumento possa essere valido per tutti, che una modalità possa essere valida per tutti e tutte noi, perché non è così. Allora io vi dirò qual è lo strumento che abbiamo utilizzato a Napoli. E come a Napoli una serie di categorie come beni comuni, commons, comune, mi fermo a queste tre definizioni, si sono implicate reciprocamente. E questo rende più complicata la cosa, perché se il comune come forma di produzione, come modo di produzione, ci racconta di un altro modo di stare insieme, di produrre relazioni sociali, innanzitutto, come veniva detto ieri, non è una questione di qualità, non è una questione di quantità, ma di qualità delle relazioni, anche un tipo di beni diversi, cioè un tipo di bene diverso che implica una relazione col bene in modo diverso. Ma dall'altra parte noi abbiamo, per cui modo di produzione, dall'altra parte abbiamo a che fare con beni che sono nei nostri ordinamenti, quello spagnolo, quello italiano, quello europeo in generale, sono incardinati in delle strutture. La struttura fondamentale, la struttura di presa fondamentale di questi beni è la nozione di proprietà. Ora il problema è che la nozione di proprietà, che detta così definisce un rapporto tra un individuo, un soggetto e una cosa, e un bene, viene declinata sostanzialmente in due modi nei nostri ordinamenti: proprietà pubblica e proprietà privata. Ora, che cosa fissa la proprietà? Scusatemi, sono schematico e fastidiosamente didascalico, ma la proprietà fissa alcuni rapporti di produzione, che vengono dati proprio dai modi di produzione. Cioè un modo di produzione mette in campo relazioni che nel diritto vengono fissate nelle forme di possesso, cioè nelle forme di proprietà. Allora, questo rapporto ci obbliga a considerare il tema della proprietà. Cioè noi non possiamo eludere il tema della proprietà, cioè il tema, la forma in cui gli ordinamenti attuali catturano gli oggetti che sono prodotti, le cose che sono prodotte, le cose vissute. E allora noi abbiamo cercato di capire come quegli oggetti, quei beni, poi vi dirò perché uso oggetto e bene in modo diverso, è una questione tecnica ma è anche una questione di merito, capire se quegli oggetti possono essere disarticolati, cioè se il rapporto, i rapporti che formano, cioè tra titolare del bene, l'uso del bene e il frutto del bene, sono i tre elementi che compongono il bene di proprietà, possono essere disarticolati. Il nostro sistema, i nostri ordinamenti pare ci dicono che questa cosa non è possibile. Allora noi cosa facciamo dinanzi a questa impossibilità? Cerchiamo di creare nelle autonomie qualcosa che stia al di qua, oppositivo. Noi abbiamo cercato di fare un lavoro diverso. Abbiamo ritenuto possibile scardinare quella struttura esclusiva che mette in un rapporto stretto il soggetto e l'oggetto, per cui il nostro palazzo dell'ex asilo Filangieri, proprietà del comune, non dava altra possibilità di gestione se non o una concessione da parte del comune, per cui noi dovevamo essere un'associazione, incardinarci in un sistema di diritto privato, farci assegnare il bene e dopo gestirlo in modo più o meno condiviso. Oppure c'era un'altra possibilità, cioè era possibile pensare la proprietà pubblica, ma vale la stessa cosa per la proprietà privata, in un altro modo, e venga allo strumento che abbiamo utilizzato. Il dispositivo di presa
il dispositivo disordinante, disarticolante che noi abbiamo utilizzato sono gli usi collettivi. Ieri Paolo Cacciari ci diceva che appunto proprio l'altro giorno al Senato è stata approvata una legge che riordina i domini collettivi. Me la sono letta ieri notte, è molto interessante anche se guarda l'aspetto economico più che altro, ma il primo articolo fa una cosa che noi diciamo a Napoli da sempre, rileggendo le sentenze della Corte Costituzionale, che il diritto collettivo, cioè un altro modo di possedere, un altro modo di relazionarsi i beni, è incardinato nell'ordinamento costituzionale. Per cui proprio l'ordinamento costituzionale ci dà la possibilità di aprire quel congegno. Ecco, se io dovessi usare una metafora, direi che il diritto d'uso civico portato in area urbana in relazione ai beni è una chiave, apre un congegno, ci ricorda che la proprietà non era, non si dava solo in due forme, ma che la proprietà tiene in sé rapporti diversi. E secondo me è molto fruttuoso l'analisi che facevano ieri Cristina Morini, Andrea Fumagalli, Andrea Gelfi, cioè sul fatto che quei beni sono sempre dei pluriversi, sono sempre sistemi complessi. Ogni bene non è singolo, è sempre la composizione, ecco che sono un bene, a differenza di un oggetto, di una cosa che è gettata davanti a noi. Un bene è l'insieme, è il modo in cui si dà, il modo unitario in cui si dà una composizione di valori, usi, frutti possibili, cioè relazioni umane, cioè un bene è tutto questo insieme. Si può aprire questo bene, questo congegno? Secondo noi sì. Gli usi collettivi sono la traccia di una memoria antica, il fatto che i beni erano usati in modo collettivo, erano degli strumenti per permettere determinati usi. Questi usi servivano a soddisfare determinati bisogni e diritti. Ecco secondo noi dove è possibile disarticolare il titolare dal bene, dall'uso e dall'uso dei frutti di quel bene. Se noi apriamo questa scatola serratissima del diritto borghese, ci troviamo dentro moltissimo altro. E innanzitutto che alcuni beni, e questo è il diritto d'uso civico e collettivo, permettono a un soggetto plurale di utilizzare un bene, non più a un soggetto singolo o un'associazione che deve darsi personalità giuridica, per cui si deve singolarizzare per utilizzare quel bene, ma che invece è possibile considerare soggettività plurali. Questo è il primo punto, per cui entrano in campo i soggetti collettivi, che è esattamente, credo, ma correggetemi, quello che sta alla base del comune come modo di produzione. Non è possibile il comune al singolare, ha bisogno di cooperazione. Questo è il primo punto. Il secondo punto, e qui viene la nozione italiana di beni comuni, che si distingue dai commons, che hanno una definizione un po' più generale. I beni comuni sono tutti quei beni che sono creati dalla rivendicazione dei diritti. Cioè i beni comuni sono quei beni che vengono individuati come necessari per realizzare diritti fondamentali. Chi erano i soggetti? Chi era il soggetto plurale all'asilo a Napoli? La comunità dei lavoratori e delle lavoratrici dell'arte, dello spettacolo e della cultura, cioè soggetti precarizzati dal sistema di estrazione di valore che riguarda la cultura, che si mettono insieme per creare gli strumenti di produzione che erano stati alienati da quella comunità. E tutto il mondo della cultura vede continuamente privatizzato il regno dei mezzi per produrre insieme. Si dà quegli strumenti, producendoli collettivamente, e lo fa attraverso un immobile, che è proprio il caso emblema, un immobile di proprietà pubblica. E dice che quell'immobile diventa necessario, diventa un bene necessario per soddisfare diritti e bisogni fondamentali. Allora vedete che lo schema è già cambiato, questo è il tentativo perlomeno stiamo facendo a Napoli. Mentre nel modello di proprietà privata, la proprietà privata garantisce un rapporto tra un oggetto e un interesse, il bene comune garantisce il rapporto tra un bene, un bisogno e un diritto. È ovvio che allora quei bisogni e quei diritti sono un movimento, sono una rivendicazione, tengono dentro il conflitto. E allora, chiudo su questo, ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ma ho voluto proprio dare lo schema.
modo di produzione, rapporti di produzione, dove ci stanno appunto i commons e i beni comuni, che non sono solo oggetti e beni, ma sono relazioni tra individui e beni. La cosa che noi abbiamo, su cui mettiamo l'accento sempre, è che tutto questo implica un diverso modo di relazionarsi. E qui è la cosa che diceva, secondo me, puntualmente Paolo Cacciarieri. Cioè, non ne possiamo fare una questione di quantità. Quello che è in gioco è un diverso modo di relazionarsi, un'ecologia delle relazioni. Se noi non scardiniamo il modo competitivo di stare insieme, il modo estrattivo di relazionarci alle cose, facciamo poco. Cioè, creiamo una struttura che riproduce le dinamiche di potere che noi diciamo di combattere. Allora, un contropotere è la messa in discussione del potere così come si dà oggi. Allora, noi cosa dobbiamo estrarre dalle nostre relazioni e dai beni che mettiamo in comune? Quello che diceva Andrea nella sua relazione: al centro ritorna il valore d'uso. E per cui un bene è un bene che va condiviso, è un bene che va reso accessibile a tutti e a tutte, ma che diventa strumento di relazione e di convivialità. Questo è la premessa per pensare anche all'economia, perché altrimenti noi riproduciamo sistemi che estraggono valore di scambio e non valore d'uso, che è la cosa che secondo me rende fragile e estremamente pericoloso il sistema di relazioni di proprietà nel quale ci troviamo. Scusatemi la brevità e il taglio netto, ma il tentativo che noi stiamo facendo è questo. Allora, la relazione con le istituzioni, e mi taccio, noi non è che ci siamo relazionati con le istituzioni per farci concedere qualcosa, noi abbiamo messo in discussione quelle istituzioni. Abbiamo detto che quella istituzione, che era il Comune di Napoli, non era il soggetto esclusivo per la gestione di un bene, e gliel'abbiamo ricordato rivendicando e risotterrando uno strumento giuridico che non è morto, e lo testimonia il fatto che ancora ieri al Senato si approva una legge che riconosce i domini collettivi. È uno strumento potentissimo che porta tutti i segni di un conflitto che attraversa tutta la modernità, che è conflitto tra, e lo dico in modo classico, tra persone e compagni e compagne, tra espropriatori e espropriati, perché è avvenuto questo sul tema della proprietà. Allora, il tema della proprietà io vi invito a ripensarlo, a pensarlo, perché è ancora il campo di battaglia sul quale noi combatteremo molte delle battaglie e delle lotte politiche che abbiamo davanti. Grazie.